Sole Luna in questi anni ha accompagnato un percorso culturale straordinario per Palermo e io sono qui un po' a testimoniare la gratitudine e l'apprezzamento dell'amministrazione comunale. Documentari a Palermo significa aver riconosciuto attraverso proprio la produzione cinematografica un pezzo della storia e riuscito anche, e sicuramente si è riusciti anche a dare un contenuto e, perché no, un archivio a momenti di dibattito, a momenti di fermento culturale di questa città. Soprattutto Sole Luna è dedicata alla realtà del Mediterraneo, ha descritto Palermo come città dell'accoglienza, oggi descrive la ribellione di Palermo alla concezione del sovranismo, degli egoismi nazionali e perché no, e descrive ancora la voglia di Palermo di battersi per i porti aperti e dire no a tutto quello che sta accadendo nel Mediterraneo.